Buongiorno, io sono la presidente del corso di laurea dell'Università Telematica Leonardo da Vinci, del corso di laurea di giurisprudenza. Vorrei presentare brevemente il corso di studio di giurisprudenza, che è un classico corso di studio giurisprudenza della classe di laurea LMG01. È un corso di laurea magistrale a ciclo unico, quindi composto di 5 annualità di corso e che rilascia come titolo di studio la laurea magistrale in giurisprudenza. La laurea magistrale in giurisprudenza, come noto, è la laurea necessaria per l'abilitazione alle professioni legali di avvocato, di magistrato e di notaio, oltre a consentire l'accesso a una serie di altri sbocchi professionali, come ad esempio concorsi nelle amministrazioni pubbliche, nelle imprese private, nelle banche e via dicendo. La novità del corso di studio di giurisprudenza di UNIDAV, Università Telematica Leonardo da Vinci, è che si tratta di un corso integralmente telematico. Quindi la frequenza a questo corso avviene a distanza attraverso la fruizione delle lezioni che sono registrate dai docenti dell'università nelle diverse annualità, quindi ciascuna annualità ha un certo numero di insegnamenti, complessivamente sono 30 insegnamenti nell'arco del quinquennio, di cui 2 esami a scelta dello studente e gli altri 28 esami che rispecchiano i vincoli della classe di laurea prevista dal Ministero. Le 5 annualità comportano il raggiungimento anno per anno di un numero di crediti approssimativamente intorno ai 60 crediti, che è il numero di crediti formativi richiesti nelle università per ciascun anno di corso, per arrivare al completamento del quinquennio al raggiungimento di 300 crediti formativi. Quindi è una laurea comunque pesante dal punto di vista della sua organizzazione e della sua impostazione, perché diversamente da altre classi di laurea, per esempio le lauree economiche, non è distinta in un triennio e in un biennio di laurea magistrale, bensì è un quinquennio a ciclo unico, quindi lo studente che si iscrive al corso di laurea in giurisprudenza deve avere la consapevolezza che si tratta di un corso di studio impegnativo, perché comunque lo impegnerà per un quinquennio al fini del conseguimento della laurea magistrale di giurisprudenza. Ovviamente sono previsti degli esami e gli esami sono normalmente previsti in presenza, quindi il vero e solo momento in cui lo studente, pur dell'Ateneo telematico, deve sostenere l'esame è appunto un momento in presenza in cui davanti alla commissione d'esame formata dal professore titolare dell'insegnamento e da altri cultori della materia farà l'esame, che è quasi sempre un esame orale. A giurisprudenza, nella tradizione, gli esami sono orali piuttosto che scritti. Quindi al sostenimento dell'esame riceverà una votazione e quindi, diciamo, avrà passato questo step e potrà passare a svolgere altri insegnamenti, altri esami, e a seconda del conseguimento del numero dei crediti passerà nelle annualità successive. I tutor del corso di studio sono dei tutor ai quali lo studente al momento dell'iscrizione viene assegnato. Quindi il tutor seguirà lo studente in tutto il suo percorso universitario, dandogli dei consigli, aiutandolo a risolvere dei problemi, aiutandolo a contattare il docente o i cultori della materia per avere dei chiarimenti, per esempio sulle materie di insegnamento e via dicendo. Quindi questa figura del tutor del corso di studio è naturalmente una figura indispensabile nella laurea telematica, perché è appunto l'elemento di collegamento tra gli studenti che sono da remoto, che sono a distanza, e l'attività didattica che viene svolta dal docente attraverso la piattaforma telematica. Sono Elvira Vitiello, tutor del corso di laurea in giurisprudenza all'Università Telematica Leonardo da Vinci. Gli studenti che decidono di immatricolarsi presso i nostri corsi di laurea hanno in assegnazione all'atto dell'immatricolazione un tutor che li segue durante tutto il percorso universitario. La figura del tutor è una figura di facilitatore dello studente nell'affrontare i 5 anni di studio. È un facilitatore nel senso che aiuta, accompagna lo studente per quanto riguarda problematiche
di natura, diciamo, tecnica oppure didattica che possono intervenire lungo il percorso di studi. Mette in contatto gli studenti con, facilita, diciamo, il contatto tra studenti e docenti per quanto riguarda le problematiche di natura didattica in senso stretto, oppure aiuta gli studenti ad interfacciarsi con quelli che sono, che possono essere gli uffici amministrativi, quindi segreteria studenti o laboratorio web. Inoltre il tutor accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso, in modo particolare per quanto riguarda anche la scelta degli esami da sostenere, perché all'atto dell'immatricolazione il corso di laurea prevede un piano di studi, però all'interno di questo piano di studi lo studente può scegliere di affrontare determinati esami anziché altri, e in base ovviamente a quelle che possono essere delle propedeuticità consigliate dai docenti, e quindi non so, decidere insieme al tutor quale può essere il percorso più adatto alle esigenze del singolo studente. Venendo ad aspetti più pratici, come ci si iscrive al corso di laurea in giurisprudenza e che cosa è richiesto per l'iscrizione a giurisprudenza? Diciamo, lo studente può essere uno studente che si immatricola per la prima volta all'università, quindi che ha un titolo di studio di una scuola secondaria superiore, un diploma di scuola secondaria superiore, e quindi si iscrive per la prima volta all'università. Quindi sarà un immatricolato puro nel corso di studio, presenterà la sua domanda, c'è un sito online www.unidav.it al quale potrà inoltrare la sua domanda di iscrizione e di immatricolazione. Tuttavia spesso accade nelle università telematiche che lo studente che si iscrive all'università telematica ha già iniziato un percorso formativo, per esempio si è iscritto in un corso universitario in presenza in una qualunque università italiana, eventualmente anche estera, e magari poi per motivi personali, familiari, di lavoro ha dovuto interrompere e sospendere il corso di studio. In tal caso, diciamo, può benissimo iscriversi all'università telematica come in qualunque altra università, però è suo onere documentare il percorso di studio pregresso, soprattutto se vuole averne il riconoscimento. Quindi la presidente del corso di laurea e un'apposita commissione istruisce le pratiche di pre-immatricolazione, quindi esaminando la documentazione che lo studente presenta, perché per esempio ha già fatto altri esami in altre sedi universitarie per ottenerne il riconoscimento. Quindi all'esito di questa prevalutazione allo studente verrà comunicato quali esami gli sono riconosciuti e quindi gli vengono riconosciuti, e di conseguenza a quale anno di corso sarà iscritto. Se per ipotesi lo studente ha già una laurea triennale, ad esempio ha una laurea triennale della classe L14, che è la classe dei servizi giuridici, procedendo al riconoscimento di tutti gli esami che ha già svolto nella laurea triennale e anche l'ottenimento della laurea triennale, lo studente verrà riconosciuto, gli verranno riconosciuti questi esami e verosimilmente verrà immatricolato al quarto anno di giurisprudenza. O dipende se invece era iscritto a una laurea diversa, a seconda del numero di esami che gli vengono riconosciuti per giurisprudenza, sarà immatricolato in un anno successivo al primo, normalmente. Quindi è possibile, diciamo, utilizzare la laurea magistrale di giurisprudenza anche per completare un percorso di studio pregresso che lo studente non aveva completato nella reale o in un'altra università telematica, quindi per ottenere la laurea magistrale come, diciamo, certificazione finale di completamento del percorso di studio. Da ultimo, credo che il passaggio finale più importante del corso di studio è il conseguimento della laurea. Nella nostra laurea telematica, diciamo, la tesi di laurea ha un'importanza rilevante anche in termini di numero di crediti che vengono riconosciuti per la tesi di laurea, sono 20 crediti formativi, quindi sostanzialmente si tratta, essendo una laurea magistrale, di una tesi di laurea che deve dimostrare
l'acquisizione di conoscenze, di competenze, di capacità argomentativa da parte dello studente attraverso la redazione di un elaborato sotto la guida del docente al quale lo studente ha chiesto la tesi di laurea. La discussione della tesi di laurea avviene in presenza nella sede di Torrevecchia Teatina dell'Università Telematica, in presenza di una commissione di laurea formata da 7 docenti del corso di studio, in cui il relatore ovviamente è il docente al quale lo studente ha chiesto la tesi di laurea, e ci sarà poi un correlatore, quindi un altro docente di materia affine, che svolgerà le funzioni di discussant della tesi di laurea, quindi che porrà o potrà porre delle domande allo studente ai fini del conseguimento, diciamo, della laurea magistrale. Quindi il percorso si chiude naturalmente con una cerimonia in presenza in cui potranno essere naturalmente invitati i familiari e gli amici del laureando e appunto con il conseguimento della tesi di laurea magistrale, che ricordiamo, come tutte le lauree magistrali in giurisprudenza, è il titolo di studio necessario per l'accesso alle professioni legali. Quindi, fatta poi la dovuta pratica, lo studente laureato magistrale in giurisprudenza potrà fare il concorso in magistratura, potrà fare il concorso di notariato e potrà conseguire l'abilitazione per la professione di avvocato, oltre naturalmente ad avere accesso a tutti gli altri ambiti professionali aperti alla laurea in giurisprudenza. Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, indirizzo educatore nei servizi per l'infanzia, è professionalizzante. I laureati potranno lavorare nei nidi, nei micronidi, nelle sezioni primavera, nei centri per i bambini e le famiglie, nei servizi domiciliari, negli spazi gioco. Il settore dell'educazione della prima infanzia è strategico, è fondamentale per la prevenzione delle povertà educative, del disagio sociale, per lo sviluppo dei territori, per il benessere delle comunità. Il corso prevede dunque come obiettivo la formazione di operatori capaci, competenti, specializzati nella progettazione e nella gestione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del sistema integrato di istruzione e formazione da 0 a 6 anni. L'Unione Europea e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiranno nei prossimi anni fondi crescenti perché i nidi possano moltiplicarsi, perché i servizi per l'infanzia di qualità possano diventare accessibili ad almeno il 33% dei bambini del territorio nazionale. Dunque è sempre più necessaria la formazione di professionisti capaci di gestire anche processi educativi ad alto tasso di complessità. Il corso prevede dunque 3 anni, l'acquisizione di 180 crediti formativi, articolati in modo che il laureato possa conseguire non solo conoscenze teoriche interdisciplinari in ambito pedagogico, psicologico, sociologico, ma anche competenze operative, gestionali e didattiche. Nel terzo anno di corso inoltre sono previsti dei laboratori legati al rapporto tra formazione e nuove tecnologie e legati anche all'acquisizione di competenze relative alla creatività, al gioco, ai linguaggi della prima infanzia. Il terzo anno prevede anche lo svolgimento di un tirocinio formativo di ben 10 crediti formativi da svolgersi in aziende, strutture educative del territorio, perché gli studenti possano applicare concretamente le competenze e le conoscenze acquisite durante il corso nei reali contesti professionali. La didattica del corso è prevalentemente a distanza ed è composita, in grado di assecondare i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno. Oltre a prevedere lezioni, naturalmente sono contemplati laboratori, attività di gruppo, attività cooperative, activities, partecipazioni a forum, ad aule virtuali. La presenza di un tutor aiuterà costantemente gli studenti ad affrontare ogni eventuale difficoltà. Il tutor all'interno dell'università telematica ha diversi ruoli e funzioni. Sicuramente il compito principale del tutor è quello di motivare gli studenti durante il loro percorso di studi, di seguirli passo passo dal momento dell'immatricolazione fino alla discussione della tesi di laurea. Il tutor offre supporto anche ai docenti nelle aule virtuali,
virtuali, nelle attività interattive e in tutte le attività cooperative e di gruppo. Chiaramente un altro compito del tutor è quello di fornire agli studenti un supporto tecnico, perché ci rendiamo conto che chi si iscrive all'università telematica deve prendere confidenza con la piattaforma didattica, luogo in cui troveranno lezioni, slide, materiali aggiuntivi e molto molto altro. Quindi è importante che il tutor fornisca delle indicazioni generali per muoversi nel miglior modo possibile nella piattaforma didattica. E quindi ecco, il tutor, oltre a garantire un supporto motivazionale e assistenza tecnica, è sempre a disposizione per eventuali indicazioni, per suggerimenti da un punto di vista didattico e formativo, e resta a disposizione degli studenti e delle studentesse tramite email, telefono, forum e ci auguriamo molto presto anche con incontri in presenza.